Castel San Pietro Terme, 38esima edizione del concorso Mieli d'Italia, Grandi Mieli d'Italia, tre gocce d'oro, 1124 i campioni in gara, tantissimi premiati perché quest'anno il miele era davvero eccellente, così hanno detto gli esperti, e anche tante curiosità, per esempio tutte le attrezzature per lavorare negli alveari. Senta, ma mi tolga una curiosità, è solo una trovata pubblicitaria o anche da bambini si può fare l'apicoltore, vestirsi davvero? No, no, si può fare anche da bambini, sempre dietro ai genitori, ai nonni. Cioè, quindi con i guantini, con la mascherina piccola, con la tuta piccola? Tutto, che si parte, cioè, anche, questa è quella più piccola, poi si va su quella più grande e poi si arriva... Ma che età si può cominciare a fare l'apicoltore? È il più piccolo apicoltore che ha conosciuto? Ma anche a 6-7 anni. E veniamo al concorso, 1124 campioni presentati, ognuno è stato valutato con analisi chimico-fisiche organolettiche con 75 assaggiatori, un'organizzazione che definire complessa è dire poco. Che cosa è uscito da tutto questo lavoro? Beh, sono uscite le famose gocce d'oro, cioè i premi, perché nella maggior parte dei casi vengono selezionati i mieli sulla base di quella che chiamiamo la rispondenza alla tipologia botanica, cioè per i mieli di una sola pianta, cioè acacia, castagno, girasole, tutti questi. Il criterio è che il miele migliore è quello che risponde meglio al profilo ideale, cioè quello che è più acacia, che è più castagno e che è più girasole, mentre invece per i millefiori sono quelli che possono soddisfare un numero maggiore di consumatori per piacevolezza. Senza nulla togliere a nessuno, qui c'è davvero da dire che avete fatto incetta di premi. Quanti sono? Quante gocce le mettiamo insieme? Allora, sono 7 mieli premiati per un totale di gocce 2, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 più o meno. Facciamo quasi un barattolo di miele a forza di gocce. Voi da dove venite? Da Prato La Peligna, in provincia dell'Aquila, siamo abruzzesi. Qual è quello che vi ha fatto più piacere perché non ve l'aspettavate? Intanto io qua vedo un ciliegio. Abbiamo che è molto particolare. Un ciliegio che ci ha dato grandi soddisfazioni, ma anche il miele di girasole, che è un miele d'élite, e il millefiori, sono stati premiati 3 millefiori diversi, e è un po' il vanto dell'Abruzzo.